alimentazione e allenamento, quale ha il ruolo principale? Alimentazione 50%, allenamento 50%, alimentazione 60%, alimentazione 80% piuttosto che allenamento. Sul web se ne sentono di tutti i colori. A chi dare importanza? All'alimentazione o all'allenamento? Partiamo da un presupposto, partiamo dal presupposto di base che tu sia natural. Quindi tu per eccellere devi poter e dover giostrare al massimo tutte le variabili in gioco, sia l'allenamento che l'alimentazione. Ma volendo fare un termine di paragone, è possibile prediligere l'uno piuttosto che l'altro e ottenere risultati? Ti faccio un esempio. Mettiamo che tu sia un morbo peso, quindi non sia né sovrappeso né estremamente magro, perché per entrambe le due forbici, quindi se sei troppo magro o troppo grasso, ovviamente ci sono delle strategie alimentari che dovrai adottare per forza e quindi tu necessiti di un'alimentazione accurata, quindi dove l'alimentazione avrà per te un'importanza maggiore rispetto all'allenamento. Quindi, normo peso, ok, vuoi aumentare di massa muscolare, che cosa devi fare? Se ti alleni solo con i pesi, sappi che è difficilissimo aumentare di massa muscolare se non usi le giuste strategie, quelle che ti descrivo nei miei video. Però, se ti alleni solo bene, ma non mangi altrettanto bene, ad esempio, mangi ipocalorica, vuoi restare magro, hai paura del grasso, è un errore che facevo anch'io. Un tempo mangiavo sì, però mi mantenevo sempre sulle calorie, una dieta isocalorica, non troppo ipocalorica, ma neanche ipercalorica. Quello che facevo era sì migliorare il mio aspetto fisico, però non tanto da sembrare una persona molto, molto forte. Sono riuscito a migliorare quando ho abbandonato questa idea, l'idea di dover stare definito tutto l'anno. Ok, ho aumentato molto di forza, sono migliorato anche esteticamente. È ovvio che aumentando di calorie andrai anche a mettere un po' di grasso addominale, però questo grasso tu andrai a togliere poi successivamente quando andrai in leggera ipocalorica o comunque in altri regimi, in una fase di definizione. Quello che è importante è che è impossibile mettere massa muscolare se non mangi in ipercalorica. Quindi, dato che è impossibile, sembrerebbe che l'alimentazione rivesti un ruolo di protagonista rispetto all'allenamento, un ruolo maggiore. Però non è così, perché puoi mangiare bene quanto vuoi, puoi mangiare ipercalorica quanto vuoi, ma se non ti alleni bene, ciò che farai sarà solo ingrassare. Quindi diamo il giusto peso all'una e all'altra. È importante tanto l'alimentazione quanto l'allenamento. Un 50% per entrambi sembra una cosa corretta. Così come per la definizione, se fai solo pesi non ti aspettare di consumare chissà quante calorie, non sei un maratoneta, non sei un podista. Quindi è ovvio che se tu ti vuoi definire, devi curare anche l'alimentazione, non puoi pensare di definirti solo col sollevamento pesi 2-3 volte a settimana che lo pratichi. Quindi alimentazione e allenamento. Chi è chi vince? Nessuno, faranno un bello spareggio, 50-50. Grazie di seguirmi, condividi il video e alla prossima.